Libera, siamo nella spiaggia di Gimarra, nel circolo nautico Gimarra di Marco Zaffini, che si sta già dilettando con i nodi, quindi sta anticipando quello che sarà l'oggetto del video. E insieme a noi c'è un gruppo di amici, di vecchi lupi di mare, che sono pronti a salpare, qui con noi c'è l'architetto Roberti, Marco Zaffini, che è il titolare del Club Nautico, Paolo Birri, famoso, oltre insegnante, eccetera, eccetera, ma grande esperienza di mare. Poi presentatevi. Io sono Dino Ceron, armatore di Alpa Tris, vela latina che si vede facilmente. Simone Pellegrini. Gerardo Cervo, amatore anch'io. Con questo video volevamo far vedere le parti essenziali della navigazione a vela. Chiaramente parliamo del circolo delle barche che sono qui nel circolo velico, per cui sono delle derive. Alcune d'epoca, diciamo, ormai. Come d'epoca certi marinai. ho già detto vecchi lupi di mare. Vorremmo far vedere cosa è indispensabile sapere per poter affrontare il mare con un certo livello di sicurezza, diciamo. Quindi io direi partiamo con i nodi. Ne facciamo vedere i principali nodi, utilizzando l'esperienza di Marco Zaffini, che praticamente ha passato la sua vita in mare, quindi sa ogni segreto, diciamo, in questo campo. Bene, allora passiamo la parola a Paolo Birri o a Marco Zaffini? A Marco Zaffini, Marco, dai. Zaffini, Allora, secondo te quali sono i nodi principali da... La cassa d'amante. Quello è il re dei nodi. Prima. Esatto. Un grob. Un nodo. Allora, Zaffini, contestualizza il nodo in dialetto, però. Per l'italiano, esatto. No, Zaffini ci dirà. Dai, io traduco. Esatto. Zaffini ci dirà il nome dei vari nodi in dialetto fanese. Sì. E poi magari Roberti e Paolo Birri ce li tradurranno in italiano, così almeno possiamo. Vabbè, questo è il nodo piano. Piano. Ecco, no, ma i principali nodi, quelli che bisogna per una barca a vela bisogna fare la cassa d'amante. Poi non è tanto fare due nodi qui, è al momento, perché ogni occasione a bordo di una barca o vela o un peschereccio c'è un nodo a sé. No, in dialetto marinare un grob. Un grob. Da un po' un grob in palla, un grob la vita. Perché un grob è un nodo. Questo è un grob. Il famoso grob. Quello lì non è un grob proprio, è un. In italiano è un parlato. Vabbè. Te parla, io ti faccio un grob. È un parlato. Vado a parlare. È un parlato. Okay, allora. Però questo stringe. Allora, quando si dà i grob nelle bite, si dà una mezza volta sopra, una mezza volta sotto, e poi alla fine basta una mezza volta. Sì. E questo chiude. E questo si scioglie sempre. Perché l'importante dei nodi è non che è poi dopo come, all'occorrenza devono essere sciolti. Come nella gazza subito. D'amante, come nella gazza, perché facendola così, questo qui te più tiri, è più però è questo più qui forte. Fai così, la sciogli subito. Sì. Esatto. È come se fai una chiave. In dialetto la chiave, dopo io non so come si chiama. devi aggiungere due cime, puoi fare questo qui. Anziché il piano fai quello. Fai questa,
perché questa qui, anche se tiri, due giri non, si dà. Non si stacca. Perché, a parte che, però, quando una volta che la devi mollare, la devi sciogliere, basta che fai così. Sì, stesso meccanismo della gas. Fatto così. Oppure, se mentre invece sono due cime che non si devono mollare e devono tenere, basta fare mezza volta di là e mezza volta di qua. Quindi allora, questo... e chiamano anche il nodo del Sumar. se questo è un Sumar. E chiamano così, chiamano. Poi, è il nodo del carrettiere. Cioè, questo ne so. Allora, no, il nodo del carrettiere è quello con la cappia per tirare. Allora, quello paranco. Ecco, tipo quindi fuori. Allora abbiamo la gas adamante, indubbiamente. Sì. Poi il... E la gas adamante, poi... questo lo fai passare di qua. Mi ricordo che la insegnavamo noi agli allievi, perché sennò... Non si ricordava, così ce l'hai, c'è nessuno? Allora, no, sta. Facevi un nodo, poi dopo il serpente entra nel pozzo, va dietro l'albero a fare pipì e rientra nel pozzo. A me si ricordava, no? Ok, quindi, e questa qui la puoi fare ganciata. Ganciata cosa significa? Che di modo che la sciogli subito. Ah, tirando. Esatto. Ok. Quindi allora, gas adamante. Poi mi parlavi del nodo Savoia. Sì. Oh, è un nodo, nodo Savoia. Io so che oggi per motivi politici si chiama nodo piano. Perché siamo in Repubblica. Okay, sempre per la funzione di due cine, diciamo. Il Savoia. Però, poi dopo non so, io non mi intendo. Il Savoia nodo rest. No? Noto. Quando metti dentro, non so, nella scotta, eccetera, questa qui verrebbe fuori, sì, no? Sì, la sì. Scotta. E allora il nodo del resto è questo qui. Un otto. Ok. Un otto. Un otto. Quindi una volta fatto un nodo, per arrestare la cima, per farla uscire dal buco, si fa, questo lo si fa nella passascotte, li fai così perché il buchino, questo sennò la scotta te passa un'altra volta su. Perfetto, perfetto. Allora io direi... Potremmo fare... Adesso mettetelo in atto. No, potremmo fare allora la gas adamante, il groppo in palo, come che sì, il sballato. Esatto, quello serve per bloccare la barca. Per sì, leghi a qualsiasi livello, perché... E poi eventualmente questo si dava un'altra mezza volta avanti, in modo che questo qui non è che sforzasse tanto. Sì, ok. Quando si pescava le purasse alla bottega, si dava due... Questo qui quando tiri, vedi? Sì, tende a stringere. A differenza di quest'altro, bene, che invece non gli dai il coso, ma non tira, guarda. Ecco, questo qui non tira. Siamo qui ad aprirsi. No, questo qui è un altro nodo, va bene? E questo qui non tira. Questo qui serve soltanto se tu gli fai... È un intrigo. Un'assicurazione. Un'assicurazione. Esatto. Quindi è un intrigo. È un intrigo, Simone. Quindi allora andiamo su questi tre nodi oppure. No, basta. Questi tre nodi qui, vabbè. Io non me ne ricordo nessuno. Ma noi siamo poi anche autodidatti, quindi vabbè. Ho la buona via, abbiamo molto l'esperienza. Sì, ho la malavia com'è. Siamo con Roberto Nardini, stesso membro membro del Circolo Nautico Gimarra, anche lui velista di grande esperienza, che ci parlerà un po' dei principali nodi di cui abbiamo già accennato prima, però adesso lui dal punto di vista tecnico ce li illustrerà un po' meglio e poi ci farà vedere anche concretamente come si fanno e come si applicano. In mare si parla di cime, non di corde, tranne che per la corda della campana, che sono 20 centimetri. E chiaramente una cima ha, diciamo, una parte che è il dormiente e la parte che è il corrente, cioè quello che sta fermo e quello che gira sul lato della corda dormiente, sulla parte della cima dormiente. Il primo nodo è il nodo piano. Il nodo piano consiste nel, diciamo, unire due cime di uguale sezione, facendo un nodo, diciamo un primo nodamento in questo modo e poi ripassandolo nella seconda fase così, poi lo rivedremo, diciamo, più ravvicinato. Questo è un nodo piano che serra due cime in maniera abbastanza tenace e sicura e questo potrebbe servire per esempio per
diciamo, ecco, due capi, oppure una cima che magari si può essere spezzata, per esempio, e si scioglie altrettanto facilmente, perché comunque non ha un punto di serraggio tale che strozza la cima, e quindi riesci sempre a liberarla facilmente. Passiamo la gassa, passiamo su questo punto, prendiamo, facciamola in maniera semplice, facciamo questo nodo semplice, poi cazzo il corrente, lascio il dormiente, lo passo sotto ed ecco qui il nodo realizzato, la gassa, la cosiddetta gassa. A questo punto facciamo un paranco tra qui e il muretto, un attimo, per fare tra qui il muretto. Questa parte interna realizzo un occhiello, nodo di paranco, possiamo bloccarlo in due modi. In questo modo possiamo passare così e già l'abbiamo bloccato. Per scioglierlo si scioglie semplicemente così. L'altro modo, in questo caso, ecco, si blocca così. Adesso, perché la cima è fatta per scioglierlo, basta solo tirarlo da questa parte e si libera. Va bene, allora, qualche aneddoto della vostra lunga navigazione? Questa bisogna che la fate voi, i velisti. Velisti più caso per caso. Gli aneddoti, quelli che abbiamo raccontato prima sono momenti simpatici, incontri. Un altro nodo, come no? Siamo arrivati alla barca, capito? Il nodo d'ancorotto è il nodo per legare l'ancora, perché no? È molto importante, quello perché... che si parlava prima, butto l'ancora con l'ancora mola, infatti la famosa ancora che scappa. Esatto. Avevo una scuola di vela e butta l'ancora, barca di 15 metri, lassù in cima, questo qui, questo butta l'ancora e vedo l'ancora andare da sola. È successo anche a me. Quindi non è che... Concordo che è uno dei momenti più, no, più usuali, in fondo. Come mettere la macchina a non sfrenare, esatto, non è successo, corri dentro e li tiri il freno, ma quando sei in mare... buttando l'ancora, vedi la cima che va giù. Oh Paolo, Roberto, vieni, Roberto, esatto. Vieni. Vieni, imbarcati. Questa è una barca ed è tragica. Vieni a dare. Comunque direi che il tema è questo. Ci può essere Clepper, esatto. Sei blasonato. Vieni, no, fai, vieni in panchina, dai. E come tale. Un attimo che sono siamo cosa, necessariamente, dai. Diciamo, di mare, ma non molti sono di mare dal punto di vista. No, del mare vissuto anche in questi termini, con la barchetta, con la deriva che lo permette di vivere molto. Cioè siamo sempre noi con questa doppia realtà, la montagna e il mare, quindi chi Stefano dovrebbe avere dentro questa attenzione doppia, di vivere questi momenti dell'anno sotto questo aspetto. Lui ha funk. La mattina quando si viene qui in questo club c'è la percezione dell'alba, che è una cosa bella, straordinaria. Si può partire anche con il vento leggero, cosiddetto vento di terra, la barca ti si ferma dopo mezz'ora, tre quarti, e aspetti per un'altra ora, però mangi una pesca, leggi il giornale, tutti queste situazioni che in fondo fanno della giornata una giornata ricca, no? Non una giornata sempre ripetuta, banale, esatto. Fatta di chiacchiere, sì, ogni tanto ci si incontra. Però l'unico navigante di questo circolo è Dino. Lui è quello che va in mare con qualsiasi lui tempo. Lui che è venuto dal profondo nord, ci ha portato dietro questa passione. Fatto anche 12 anni di Caprera. Sì, sì. E quindi è arrivato qua, è un navigatore. Unisciti a noi. E lui va con le vela latina. Alpatrice, vela latina. Vela latina. Che differenza c'è tra la vela latina e la doppia vela del sloop Marconi? Di maneggevolezza, la più antica, diciamo. Sì, certo, risale finisce. Ha uno svantaggio che fa fatica a sventare e non si può fare la cappa. Ecco questi due vantaggi. Però la vela latina originaria ha anche un fiocco.
Allora adesso io sto vedendo di metterci un buon presso e di aggiungere un fiocco. Sto per dire adesso. Ne ho visto una col buon presso, dalmata, che ha una bellissima, un bellissimo fiocco triangolare con un buon presso molto lungo e la vela latina classica, non col picco, no? Perché praticamente... A lussino. Esatto, lussino, sì. Quelli a lussino hanno questo fiocco lunghissimo. La differenza, per esempio, fra il fiocco e non fiocco, per chi non è un atletico uomo di mare, e come diceva un mio amico scout anni fa, che ci insegnò un po' ad andare in mare, un certo Caselli, Ludovico, disse che il fiocco è come uno che ti prende per il naso e ti porta o di qua o di là. Quindi se non hai il fiocco... E l'altra operazione che diceva Dino, importante, del fiocco, è quella della cappa, cioè mentre tu stai andando con il vento, diciamo, sulle mura destra, a un certo punto vuoi fare un'operazione, allora il fiocco lo riporti la cima la riporti sull'altro lato e la barca orza e scarroccia. E nel contempo tu con tutte le vele lascate puoi fare tutte le operazioni, quindi i famosi nodi da fare, da sciogliere, se peschi mettere sull'amo, fare queste piccole operazioni. Questa è la differenza per noi, diciamo, che facciamo una navigazione non sportiva. Poi ci sono anche le barche sportive, ma bisogna essere veloci. E il bomber alla testa. Sempre la testa bassa. Testa bassa. Tieni a posto. Gli scogli tenerli alla mano. I scogli pericolosi. Scogli. Allora, questo abbiamo introdotto, mi sembra più che bene, l'argomento. Adesso passiamo a vedere concretamente l'atto pratico. E l'uscita. E poi avremo l'uscita tra non molto, insomma. Sì, bene, signore. Poi ti possiamo dare, quando lo vuoi mettere, anche il fondo musicale dell'alba. Ci pensa lui, ci pensa lui. Io sono l'alba sul mare. Sì, ci pensa Dante. Ce l'hai, no Dante? Dopo giù, troviamo qualcosa. A dopo. Quando è bella partiamo con la barca di Simone. Simone, sì, è un tridente 14. Abbiamo ridotto la superficie velica usando i mattafioni. Siccome c'è un vento un po' forte, allora le riprese vengono meglio, sono più stabili, riducendo la superficie velica. E lì vediamo le altre barche pronte per saltare. Abbiamo preso il largo, cioè, il mare è un pochettino agitato, leggermente agitato. Allora Simone, cosa ci puoi dire? Come sta andando? Sta andando abbastanza bene, c'è un po' troppo vento. Questo vento ci si diverte molto, sì. Due abbastanza stretti. Sì. Stiamo viaggiando abbastanza tranquilli. Oggi faremo una cosa tranquilla.